bentornato su The Dead Stories o benvenuto se è la prima volta che capiti sul canale. Oggi siamo in trasferta per aiutare un amico in difficoltà. Meglio pertanto arrivare preparati. Ho portato gel alla candeggina, anticalcare, spugnetta con lato abrasivo, spazzolina a setole dure e un altro accessorio che vi svelerò alla fine. L'obiettivo è rimuovere delle concrezioni calcaree sviluppatesi nel tempo per via di una piccola perdita del rubinetto. Su queste concrezioni di calcare si è poi sviluppata un'antigenica muffa. Come rimuoviamo pertanto queste muffe e il calcare? Prima operazione. Applico l'anticalcare e lascio agire qualche minuto secondo le indicazioni del prodotto. Secondo passo, pulire con il gel di candeggina aiutandomi con una spugnetta abrasiva e oppure con una spazzolina con setole dure. Questa concrezione però continuava a resistere nonostante dei lievi miglioramenti. Nemmeno bagnature con acido muriatico da effettuare in sicurezza con guanti, occhiali e mascherina sono stati risolutivi. Come al solito il prodotto più efficace è olio di gomito. Mi sono munita, pertanto, di una lama metallica, accessorio che finalmente vi ho svelato, e facendo attenzione a non tenerla rivolta ovviamente verso la mano guantata, ho cercato di scalzare e grattare la placca minerale. Il mio timore era rovinare lo smalto della porcellana, ma per fortuna ciò non è avvenuto. Prima di mostrarti il risultato, ti ricordo di iscriverti al canale per restare aggiornato sull'uscita di nuovi video. E questo, dopo tanta fatica, è l'aspetto del bidet appena finito il trattamento. Vedete ancora le scaglie di calcare sul fondo. Dopo il lavaggio finale con il gel alla candeggina, ecco come appare il bidet. Ti lascio con il confronto tra il prima e il dopo. Spero di esserti stata utile come al mio amico. Scrivimi nei commenti se anche a te è capitato di confrontarti con situazioni del genere in questi giorni. Ciao, ci vediamo al prossimo video!